numero vuoto, uno scudo in terra, uno scudo in terra. Chi eri, se non la mia cattiva coscienza, la vergogna di un paese, palla al piede della moralità? E se invece iniziassimo a cercare nei tuoi occhi arresi, nell'oscenità che ti rinchiude, conseguenza del tuo stesso errore, se provassimo a capire che la vendetta dell'istituzione è una sciagura peggiore del male che vuol curare. Se tua madre, tuo padre, i tuoi figli, il tuo mondo orfano ti potesse ancora pronunciare, resuscitando quel che ti fu negato, offrendosi alle insanabili ferite di ciò che tu stesso hai negato, forse potremmo vedere oltre la sorda facilità della nostra rabbia, di quel dolore innominato, irrimediabile, senza scampo, fatto di stupri, tra sbarre mute, di muri che tacciono come tombe, fatto di catene e minacce, condanne senza appello, cibo avariato, spazio negato, tempo fermo, sanguinante, vuoto. Come? Come si può morire di carcere, suicidati, in un rosario di nomi dimenticati? Ion Basilio, Rino Gerardi, Stefano Frapporti, Giuseppe Contini, Gianluigi Frigerio, Marco Eritto, Roberto Conte, Raffaele Montella, Pino Lorenzo, Lucio Addeo, Ovidio Duduiano, Nunzio Gallo, Francesco Pedruccio, Andrea Novelli, Andrea Mazzariello, Cristian Orlandi, Luigi Visconti, Mauro Merdaf, Domenico Bruzzaniti, Carlos Richelme, Giovanni Cabras, Mirko Sacchet, Angelo Russo, oppure defunti, ammazzati di incuria, lasciati soccombere come avanzi d'ospedale. Carmelo Perrone, Domenico Libri, Luigi Fiorenza, Salvatore Livello, Simone La Penna, o ancora insabbiati, seppelliti dall'arroganza criminale dell'autorità. Aldo Bianzino, lesioni al cervello e all'addome. Marcello Lonzi, coperto di sangue, il volto tumefatto. Abbea Beyasu, una ferita in fronte, dietro la nuca una chiazza di sangue. Domenico Del Duca, deceduto dopo un'irruzione con gli idranti nella sua cella. Luigi Acquaviva, trovato impiccato dopo un pestaggio. Stefano Cucchi, morto, col corpo destro e il viso sfigurato. Chi eri? Chi eri tu? Un nome ignoto, un numero vuoto, o uno sputo in terra?
Thank you.